Silvana Pampanini ricoverata, era, vi ricordo, il 25 ottobre del 2015, diversi mesi fa, non tanti nemmeno, e per l'appunto la famosa attrice venne ricoverata. Non tanto fu il tempo che passò per quanto riguarda questo ricovero, infatti solamente un mese di tempo più o meno di ricovero, non è tantissimo per quell'età che aveva la famosa attrice. E poi arrivarono finalmente le dimissioni che addirittura sarebbero state giudicate buone condizioni per quanto riguarda la famosa attrice, che per l'appunto venne dimessa dopo quasi un mese di tempo. Era proprio il comunicato del Policlinico Romano Agostino Gemelli ad aver detto questo, non ero io, dove per l'appunto la donna era ricoverata. Il comunicato adesso vi leggerò quello che sarebbe presente su internet, potrebbe però anche essere sbagliato. Il comunicato avrebbe scritto le seguenti parole: Papa Pampanini ha lasciato il reparto di riabilitazione 1, diretto da un professore, dopo essersi sottoposta con beneficio a un programma intensivo di riabilitazione neuromotoria, che ha consentito il rapido recupero delle condizioni cliniche e il suo rientro al domicilio. Ripeto, questo sarebbe quanto, quindi non prendete come oro colato ciò che avete ascoltato, perché probabilmente potrebbe essere errato e non mi assumo alcuna responsabilità, dato che chi vi sta parlando in questo video non è un giornalista, non è un appunto personaggio che lavora nel dentro della TV e o del cinema e o del giornalismo italiano. Ripeto, il ricovero avvenne, da come si legge nel web, il 25 ottobre del 2015. Adesso vi dirò anche che giorno era, era peraltro una domenica, quindi pensate, il 25 ottobre era domenica. Detto ciò, ringrazio voi tutti per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate.